cordiale saluto a tutti voi presenti in questa sala. Vorrei innanzitutto ringraziare la professoressa Liguori e la dottoressa Franco per aver promosso e organizzato questo conteggio su un tema che è di grande attualità e di grande avanzi sul profilo sociale ed economico. Un saluto cordiale ai colleghi sindaci e ai relatori illustri, il dottore Di Napoli e il dottore Cirilli. Consentitemi altresì di fare gli auguri di buon lavoro e salutarlo cordialmente il commissario straordinario Maurizio Cottoletti, la cui presenza oggi ci onora, e credo che la sua competenza, la sua professionalità, il suo prestigio siano garanzie di successo di questo convegno. Il tema è la sanità che vogliamo. Io avrei preferito forse probabilmente un modello di sanità che possiamo realizzare o costruire, perché un tema così importante non può essere oggetto di esame e di valutazione al di là del contesto istituzionale, politico, sociale ed economico che viviamo, senza tener conto delle emergenze che noi sindaci e operatori della pubblica amministrazione viviamo quotidianamente. Bene, la situazione sappiamo, situazione drammatica che sta vivendo il nostro paese, che non è molto lontano dalla Grecia. E a volte i numeri dicono molto di più di quelle che sono le leggi, i regolamenti e i decreti. In questo contesto nazionale c'è la regione Campania che vive una situazione non drammatica, dico quasi tragica, che è chiamata a fronteggiare due emergenze prioritarie, i rifiuti e la sanità. Pensate, la regione Campania che ha un deficit strutturale di circa 14 miliardi, con un disavanzo di amministrazione nel 2010 di circa 700 milioni, con un debito della sanità accertato a seguito della sentenza recente del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inapplicabile il congelamento delle azioni esecutive delle aziende campane da parte dei fornitori di beni e di servizi. C'è una situazione debitoria sommersa che è ancora da certificare. Molti fornitori aspettano tale certificazione per negoziare questo credito con le banche. La regione ha tra l'altro una disponibilità di cassa di 60 milioni che è pochissimo, è rilevante rispetto ai debiti che sono stati accertati. Ebbene, in questo scenario che tipo di sanità vogliamo? Nazionalizzare significa utilizzare al meglio le risorse disponibili che abbiamo rispetto ai principi di economicità, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Riqualificare significa riorganizzare i servizi, in modo tale da poter assicurare i livelli di assistenza essenziali in modo adeguato a quelle che sono le attese e le aspettative dei nostri cittadini. Noi come sindaci vogliamo dare il nostro contributo, vogliamo partecipare, vogliamo condividere le strategie e le visioni da sud. Non siamo più disponibili a subire dall'alto provvedimenti senza un minimo di dialogo di confronto. Noi vogliamo mettere da parte il campanilismo, il localismo, il personalismo, vogliamo però salvaguardare le nostre competenze, le professionalità e le eccellenze che abbiamo sul territorio. Questo lo vogliamo fare insieme. Lei ha accettato una bella sfida, commissario, di animarsi, ma sono d'accordo sugli obiettivi strategici che si è dato dal punto di vista economico, sulla riduzione del 5% nel 2011 e del 10% nel 2012 per raggiungere il pareggio di bilancio. Noi siamo disponibili e quindi vi lancio una vecchia proposta che ho fatto qualche tempo fa di istituire un tavolo tecnico politico permanente aperto che possa monitorare le operazioni che mi stanno sottolineando, però tenendo in evidenza un principio inderogabile: che questa attività, questa azione deve essere ispirata da principi forti, condivisi, e che la politica deve essere messa da parte, che è finita l'epoca degli sprechi, dei privilegi. Questo è il momento dei sacrifici. Io le faccio i miei migliori auguri, con l'auspicio che la sua missione possa essere compiuta positivamente per l'interesse della salute dei nostri cittadini. Grazie.